So the next speaker, Luca Compri. LCA Architect is an architecture firm founded in Varese, Italy, in 2001 by Luca Compri. The team is responsible for designing buildings of various types and scales, from the small design objects to the large urban master plan. All works are char characterized from the desire to create architectural works highly, highly sustainable. With full respect for people and the environment. In recent years, the LCA Architecti won numerous awards. Parallel to the design activity, the team carries out research and didactic training activities in the academic and professional fields. So, Luca, it's your time. Thank you. Thank you. Okay, buongiorno a tutti. Um, sono Luca Compri, sono titolare dello studio LCA Architetti di Varese, è una piccola città vicino a Milano, in Italia, Facciamo, cerchiamo di fare architettura sostenibile da circa 25 anni. Dopo due anni di Covid, essere in Portogallo, a Porto, in questo splendido edificio, in questo straordinario evento, mi rende davvero molto molto felice, sono estremamente contento e onorato di essere qui e per questo ringrazio. Filippa e Tiago per l'invito. Edoardo Sauto de Mura diceva che non esiste un'architettura ecologica, non esiste un'architettura intelligente, non esiste un'architettura sostenibile, ma esiste solo una buona architettura. Nonostante ciò, dobbiamo occuparci dei problemi che l'architettura ha, quindi dell'energia. Delle risorse, dei costi e bisogna porre molta attenzione nel risolvere questi problemi. Questo è l'approccio che il mio piccolo ufficio cerca di avere in ogni progetto. Infatti, quando parliamo di edilizia, construction, noi parliamo di volume, di superficie, di energia, di sostenibilità. Ma l'architettura è qualcosa di più grande. Dobbiamo parlare anche di spazio, di luce, di poesia, di bellezza. Quindi fare architettura sostenibile per noi vuol dire anche non dimenticarsi di fare poesia, emozione, luce. Non dobbiamo limitarci agli aspetti tecnici. Cosa c'è di nuovo oggi in architettura? C'è questa fotografia che è molto importante. 50 anni fa l'uomo fisicamente ha fotografato la propria casa, il proprio pianeta e ha visto che è un pianeta finito e finite sono le risorse di questo pianeta, quindi dobbiamo cambiare atteggiamento nel costruire gli edifici. E cosa possiamo fare? Oggi vi racconterò quattro storie di quattro progetti con quattro tipi di clienti differenti. The first client, client uh, was me, ok? And this is my house. Um, dopo la, pochi anni dopo la laurea ho deciso di fare il primo passo e ho ristrutturato un appartamento che non era sostenibile, perché oggi dobbiamo cercare di non costruire case nuove, ma di ristrutturare in chiave ecologica quello che già esiste e dobbiamo farlo in maniera architettonica e sostenibile. Questa è la casa lo stato di fatto della casa sulla quale siamo intervenuti. La prima cosa che abbiamo voluto fare è stata quella di creare una nuova spazialità con percorsi circolari, labirintici che potessero in una casa molto piccola ogni giorno farci scoprire qualcosa di nuovo. In questo modo, gli spazi di circolazione sono diventati spazi da abitare. Abbiamo dilatato i percorsi e li abbiamo resi spazi dove vivere la casa. Questa è una fotografia che ci fa capire come in un appartamento molto piccolo è possibile avere nuove quinte e nuovi fondali, ogni giorno differenti. Il progetto è sostanzialmente eh, l'inserimento di quattro scatole all'interno di uno spazio vuoto, come isole in un arcipelago o come i centri storici dei comuni italiani che hanno strade molto piccole e ogni volta che si gira un angolo c'è qualcosa da scoprire. Queste sono le quattro scatole. Questa è la prima. Dentro questa scatola c'è la cucina che è al centro della casa. Qui si vedono altre fotografie con altre scatole e altri percorsi da scoprire. E poi, dopo l'idea architettonica, siamo passati a rendere ecologica questa casa, quindi ci siamo preoccupati di risparmiare energia e di usare solo materiali naturali. La prima cosa che abbiamo fatto, in modo molto semplice, è stata quella di cambiare i serramenti e isolare all'interno l'appartamento. In questo modo, oggi... Con un solo elemento di riscaldamento riusciamo a soddisfare tutti i fabbisogni di questa casa. Abbiamo utilizzato dei nuovi serramenti in legno, abbiamo usato il fibro gesso, che è un materiale naturale per chiudere i tavolati e le parti perimetrali della casa, e abbiamo isolato all'interno con la canapa. We don't use the glue, only uh, dry material, natural, natural materials. E poi abbiamo lavorato utilizzando gli apporti gratuiti dell'energia dell'aria e del sole. Nello stato di fatto le stanze erano chiuse, quindi d'estate non vi era la possibilità di innescare una ventilazione naturale contrapposta. Nel nuovo progetto questo è possibile, quindi, non è stato necessario um, installare un impianto di condizionamento per l'estate. La stessa cosa vale per la luce: nel vecchio appartamento avevamo diversi ambienti molto bui, nel nuovo appartamento la luce entra dappertutto, la luce naturale. Per noi la sostenibilità è anche movimento, è ergonomia, bisogna stare attenti quando progettiamo dei nuovi spazi da abitare a come le persone possono viverli e muoversi all'interno di questi spazi. Quindi abbiamo studiato un sistema di arredo integrato che in un appartamento molto piccolo dà la possibilità di utilizzare degli spazi che altrimenti avremmo eh, difficoltà a ricavare. E poi oggi, durante il Covid, ehm, le case devono essere tante cose, come quando ci capita di dover progettare una biblioteca, oggi la biblioteca non è più solo una biblioteca, ma deve essere un cinema, un ristorante, e nelle case è possibile fare la stessa cosa, quindi è possibile leggere un libro oppure guardare un film. Per le finiture abbiamo usato solo materiali naturali e non abbiamo usato colle, quindi abbiamo usato il legno, il ferro, anche per gli arredi abbiamo usato gli stessi materiali della casa, in questo caso abbiamo realizzato questa libreria in ferro e legno. E anche per il bagno i materiali che abbiamo utilizzato sono praticamente gli stessi. Il secondo cliente eh, è un cliente che non sapeva assolutamente nulla di sostenibilità e di architettura ecologica. È venuto nel nostro studio e la sua prima idea... Scusate, e questo cliente lo abbiamo accompagnato verso un percorso che lo ha portato verso delle scelte estremamente ecologiche. È stato un percorso culturale. La casa si trova vicino a Milano, vicino ad una campagna caratteristica. E la prima idea del cliente era questa, ok? La prima scelta, la prima decisione che gli abbiamo, abbiamo cercato di, di convincere di, a cambiare idea è stata quella, costruiamo in mattoni o in wood. Per convincere il cliente gli abbiamo spiegato che siccome era vicino ad un bosco e alla campagna sarebbe stato meglio, sarebbe stato più opportuno utilizzare il legno. La seconda cosa che il cliente ci ha chiesto è che è arrivato nel mio studio con il famoso foglio a quadretti e uno schizzo di quello che voleva lui e abbiamo cercato di soddisfare le sue esigenze. Quindi questa è la nostra pianta, abbiamo disegnato una casa abbastanza vicino a quello che lui ci aveva chiesto, creando però uno spazio living molto aperto e in diretta relazione con gli elementi della natura, il bosco e la campagna. C'è anche un piano soppalcato, eh, mezzanine, dove c'è uno studio e c'è una camera da letto. La casa è molto semplice, ok? E la prima soluzione era eh, di finire all'esterno la casa con il legno. Questo è un render. Un altro render. Dopodiché il cliente ha iniziato ad informarsi e a volere una casa sempre più ecologica, e questo ci ha fatto molto contenti. Quindi abbiamo fatto delle ricerche e abbiamo deciso di sostituire il legno con dei pannelli di sughero. La casa è isolata all'interno con della paglia di riso quindi, è una casa eh, che utilizza materiali davvero naturali e che possiamo smontare e riciclare in qualsiasi momento, senza creare danno all'ambiente. La relazione che abbiamo con gli spazi esterni è data dal, dallo spazio a doppia altezza del locale living e dello studio. C'è una relazione spaziale all'interno della casa tra chi lavora e chi vive quotidianamente gli ambienti domestici. Questo è un altro dettaglio. E la cosa più importante è che per isolare la casa abbiamo usato la paglia di riso, the straw rice. È molto importante perché in Italia chi coltiva il riso è molto in difficoltà perché la globalizzazione e il riso che arriva dalla Cambogia fa sì che molti agricoltori stanno chiudendo e quindi se riusciamo a creare un'ulteriore risorsa per loro utilizzando dei prodotti che altrimenti verrebbero buttati, possiamo aiutare queste persone. Quindi da un campo di riso noi possiamo eh, produrre dei prodotti che poi possiamo usare per le nostre case, possiamo facilmente stoccarli e possiamo fare eh, diciamo, queste cose, quindi realizzare... Delle pareti prefabbricate o dei materiali di finitura che possono essere utilizzati in maniera molto semplice per costruire case. Da un ettaro di campo di riso possiamo realizzare 125 metri quadri di pareti prefabbricate. Questa è la parete con l'isolamento in paglia. E questo è il sughero. Siamo in Portogallo, la casa del sughero. Il sughero è un materiale estremamente ecologico, non ha bisogno di lavorazioni chimiche, è solo naturale. Chi lavora non deve portare maschere, può lavorare direttamente a contatto con la produzione. E a noi è un materiale che piace moltissimo. Quindi abbiamo preso questi pannelli e abbiamo realizzato questa casa. Questa casa è molto semplice e all'esterno volevamo renderla barocca, molto ricca per contrasto. Quindi abbiamo deciso di lavorare i pannelli di sughero in 3D. Ah, questa è una cosa molto divertente. I colori della casa sono piaciuti molto ai clienti e hanno fatto un giardino con gli stessi colori della casa. È una casa che sembra nata dalla terra. Questa è la lavorazione esterna del sughero. All'interno, invece, abbiamo voluto lavorare con la luce e cercando di astrarre il più possibile la forte materialità esterna della casa. Quindi i materiali sono un poco differenti, sono sempre materiali naturali tranne la ceramica. Gli arredi sono tutti realizzati in legno e più andiamo avanti, più di questa casa non rimane la materialità ma viene fuori la poetica, la luce, le sensazioni che noi abbiamo all'interno e quindi anche questa è una casa che con il paesaggio e la luce cambia moltissimo durante l'intera giornata. Questo è un, è un altro cliente, un archeologo. Quando è venuto in studio da noi, la prima idea che aveva è stata questa. Okay. E noi abbiamo iniziato a lavorare sulla sua professione, su quello che gli piaceva fare. Quindi ci siamo fatti ispirare da questi fossili. non siamo riusciti a convincerlo nel costruire una casa in legno, l'archeologo ama la pietra, ama la storia, voleva una casa in pietra, ok? Quindi per noi è stato molto difficile perché siamo abituati a costruire con il legno. Però abbiamo ragionato su questi vecchi muri romani, dove troviamo una tessitura primaria in brick e una tessitura secondaria spesso in pietra come in questo caso, o in questo, e abbiamo voluto reinterpretare in chiave contemporanea quest'idea in questo modo. Eh, vicino alla mia città c'era una fabbrica che è stata dismessa, abbandonata, era fatta con questo tipo di mattone rigato e quindi abbiamo riusato, recuperato questi mattoni. E abbiamo recuperato questi scarti di marmo travertino che non erano utilizzati. Non abbiamo potuto costruire in legno, ma abbiamo cercato un'altra via per essere sostenibili, per riusare il materiale che altrimenti sarebbe stato buttato. Questo è il primo schizzo della casa, la prima idea. Non è del cliente, questa è nostra. Questo è un primo render. All'inizio pensavamo di trovare dei mattoni più scuri, okay? poi li abbiamo trovati invece più chiari. E l'idea è stata quella di creare un volume molto semplice, molto pulito, con una tessitura primaria in mattoni e degli elementi in marmo inseriti all'interno di questo volume perché volevamo che sia all'esterno sia all'interno si percepisse questa idea. All'interno di questa casa, se si entra, possiamo vedere questi blocchi di marmo galleggiare all'interno dello spazio della casa. Okay? C'è una grande sorpresa quando si entra all'interno. Questa è la casa realizzata. Il mattone è bianco perché non abbiamo trovato un mattone più scuro. Quindi abbiamo lavorato su una palette di toni molto delicata, molto chiara. Questo è un dettaglio. Un altro dettaglio. E lo stesso colore lo abbiamo anche utilizzato per gli oscuranti. In questo modo quando la casa... È completamente chiusa sembra un monolite. Quindi anche in questo caso, quando non c'è stata la possibilità di essere davvero sostenibili, abbiamo cercato una strada che potesse aiutarci a limitare l'impatto ambientale, utilizzando del materiale che già era stato utilizzato e abbandonato. Questo è l'ultimo esempio che vi faccio vedere, è un edificio molto molto grande, molto importante. In questo caso abbiamo trovato un imprenditore illuminato, visionario, che ci ha aiutato molto nello sviluppare questo progetto. Si tratta di, una, di uno stabilimento industriale eh, e qui l'idea è stata quella di lavorare eh, utilizzando solamente il legno. E di autocostruire questo stabilimento. Il proprietario ha deciso di eh, autocostruire la propria casa, la propria, la propria factory, ok? Senza, without heating o cooling system. Varese like, is, uh, è come porto, de, il clima è temperato, quindi abbiamo inverni freddi e estate calde. Non era semplice. Pensare ad un edificio che non avesse impianto di riscaldamento, ma è una sfida che, che, ci ha, che abbiamo provato a vincere. L'edificio è molto grande, sono più di due campi da football, okay? è tutto realizzato in legno, credo che sia uno dei più grandi edifici in Europa realizzato in legno. Quest'azienda inizialmente eh, Realizzava queste scatole di imballo, wood packaging, ok? Before, e quando io ho visto queste scatole, oh amazing, for me this is architecture, little architecture. Ok? I, I, ho fotografato questi, queste scatole e il cliente, quando mi vedeva fotografare queste scatole, diceva: Questo architetto è pazzo, non so cosa ci trova. Questa è l'ultima scatola che ho visto, qui c'è dentro un elicottero, io ero alto metà rispetto a questa scatola e questa scatola è stata la mia ispirazione. Quindi abbiamo preso la decisione 1, fare buona architettura, abbiamo preso l'idea di questa scatola, l'abbiamo moltiplicata per sette volte, come la scritta novello, seven letters, ok, e l'abbiamo posizionata all'esterno del capannone industriale. Questi sono un plastico di studio e il render. Questo è l'edificio realizzato. La cosa particolare è che una volta che abbiamo finito l'edificio abbiamo capito che un'ispirazione era anche stato lo skyline della mia città. Okay? E non solo la tipologia shed classica degli edifici industriali. La seconda decisione è stata quella di non consumare territorio vergine. Quindi abbiamo scelto un'area dove c'era già una vecchia industria, l'abbiamo demolita e abbiamo ricostruito il nuovo stabilimento. È un po' più grande del, di quello che c'era prima, ma non abbiamo consumato altro territorio. È molto importante eh, non consumare altro territorio. La decisione 3 è stata quella di autocostruire l'edificio, di realizzare tutto in loco. Quindi. Il proprietario ha deciso di, eh, oltre che realizzare packaging, di realizzare in futuro anche case prefabbricate in legno. Ha acquistato questa macchina, ha creato un piccolo edificio in mezzo all'area, questo edificio era a 400 metri quadrati okay? e abbiamo iniziato a costruire attorno l'edificio da soli. Abbiamo posizionato 87 pilastri di un metro per un metro in legno lamellare, abbiamo chiuso il tetto, abbiamo isolato le pareti e la decisione 4 anche in questo caso è stata quella di usare solo materiali naturali, okay? è stato molto difficile perché questo edificio ha dieci anni, e dieci anni fa questo, questa era un'idea rivoluzionaria, soprattutto per un edificio industriale così grande. Abbiamo utilizzato quasi esclusivamente legno, 5000 metri cubi, e abbiamo risparmiato circa 7000 tonnellate di CO2 durante la lavorazione. All'interno dell'edificio, del legno dell'edificio, sono stoccate circa 5.000 tonnellate di, di, di CO2 e per l'isolamento abbiamo utilizzato 70.000 tonnellate di carta riciclata. Ho dovuto leggere molti libri per, per fare questo edificio. Qui abbiamo sempre autocostruito l'edificio, quindi abbiamo chiuso le pareti. E per quello che riguarda la superficie a terra abbiamo lavorato molto con l'inerzia termica della, del terreno. Il terreno d'estate ed inverno ha la stessa temperatura, quindi all'inizio si era pensato di isolare tutto il pavimento, mentre attraverso dei, degli studi con software e quant'altro abbiamo visto che bastava isolare solamente il perimetro. Questo ci ha fatto risparmiare moltissimi soldi e abbiamo dovuto utilizzare meno materiale, in questo caso sintetico, quindi ci siamo limitati solo al perimetro. Per il tetto abbiamo utilizzato del metallo. La decisione 5 è stata quella come nel, nel piccolo appartamento, di lavorare molto anche con gli apporti eh, gratuiti naturali dell'aria e del sole. Quindi durante l'inverno l'edificio è chiuso ermeticamente, non disperdiamo calore e la temperatura rimane attorno ai 12-14 gradi. Sembra una temperatura bassa, ma quando si lavora ci si può stare. Okay? Perché ricordatevi che questo edificio non ha nessun impianto. D'estate l'edificio si apre e quindi la ventilazione naturale aiuta ad abbassare la temperatura massima. Per la luce abbiamo fatto la stessa cosa, abbiamo cercato di sfruttare al meglio l'illuminazione naturale e per l'energia invece di produzione abbiamo un tetto fotovoltaico di un megawatt che soddisfa tutto quello che la, la fabbrica necessita. Questo è un mio schizzo, volevo lavorare ad una forma che mi aiutasse a portare all'interno dello stabilimento della luce naturale e abbiamo lavorato sull'idea di uh, shed 2D in 3D, quindi dando volume, spazialità alla facciata. In questo modo la luce da nord entra all'interno dell'edificio, la luce naturale, e poi abbiamo posizionato circa 80 solar tube per... Uh, Evitare di utilizzare la luce artificiale durante il giorno, un altro grosso problema che abbiamo in Italia è che quando piove tutti i fiumi esondano, creano davvero molti disastri. Avere una superficie di 14.500 metri quadri che raccoglie acqua è un problema se questa acqua, quando scende a terra, non viene raccolta e regimentata. Quindi abbiamo creato. 10 di questi pozzi perdenti che raccolgono l'acqua quando piove e la rilasciano nel terreno molto lentamente. La decisione 6 è stata quella di autoprodurre l'energia, quindi come vi dicevo abbiamo pensato ad installare un tetto fotovoltaico che predice circa un megawatt, non abbiamo bisogno di altra energia. Questo è il pannello. E l'ultima decisione, che non è la meno importante, è quella che noi siamo molto vicini alla Svizzera. Questo imprenditore poteva scegliere di spostare la, la propria fabbrica in Svizzera, però molti dei lavoratori che oggi lavorano a Varese avrebbero perso il loro lavoro o avrebbero dovuto spostarsi in auto facendo dei chilometri e quindi andando ad inquinare. E quindi lui ha deciso di rimanere in Italia e di garantire nuovamente il lavoro a chi lavorava già per lui, sia agli operai che ai disabili che lavorano all'interno di questa azienda e ha limitato gli spostamenti, il trasporto, quindi non creiamo inquinamento per andare a lavorare. Questa è la fabbrica all'interno, è veramente molto molto grande. E questi sono gli operai che sono molto contenti perché hanno potuto restare a lavorare nel proprio territorio. Anche questa è sostenibilità. Quindi il nostro approccio è stato quello di eh, immaginare un edificio senza impianto, lavorando prima con dei software, utilizzando il BIM e valutando quello che succedeva nelle reali condizioni, quindi con l'edificio già costruito, per fortuna I'm Lucky, dopo, eh, sen senza impianto di riscaldamento. Dopo dieci, anni, dopo dieci anni abbiamo visto che quello che avevamo fatto, quindi isolare molto bene l'edificio, creare degli apporti di ventilazione naturale, ci ha dato ragione e abbiamo evitato di mettere un impianto. Questa è per noi architettura e questa per noi è sostenibilità. Noi crediamo in, in Wood, we believe in Wood, is my God. Questi sono gli ultimi lavori che abbiamo finito, questo è un piccolo hotel sostenibile a Cervigna, nelle Alpi italiane. Qui abbiamo lavorato cercando di inserirci nel paesaggio esistente ma eh, facendolo in chiave contemporanea. Abbiamo anche qui utilizzato quasi esclusivamente il legno e la pietra, è un edificio passivo. Questi sono dei piccoli padiglioni in legno e sughero. Questi sono altri progetti che dobbiamo ancora fare, questa casa, questa scuola. Questo è un premio per chi lavora con me, che devo ringraziare perché quello che avete visto non è solo frutto del mio lavoro ma è frutto di un lavoro di team. Quindi ringrazio Giuseppe e tutti quelli che lavorano con noi. E con questo ho finito e vi ringrazio. Grazie. Thank you. Thank we you. We have time There's for some uh, questions. Some questions. Yeah. Just take okay. A seat. <coughs> so, in the audience, any questions here? So you are shy again? You can do it in English, Italian, or Portuguese. We'll translate it to you. Okay. Better. No. So I, I, uh, I hope you understand. Eh? Sorry for uh, <laughs> my Italian. No, I think it was clear. For, for yes, yeah, yeah. I think so. So, uh, my, my first question is uh, In contrast with the other participants we, we had who we do a lot of research, you do research also, but you can use some standardized materials and apply some existing technology to these solutions. So mm. Do you have this approach with the industry, or it's more about the research of the team in searching for uh, these materials that are available already for us? Because after your presentation, the idea that I got is that it's not that hard, you know? Everything is here, you just need to you know, to want to use it. Yes, so. yes. How do you see this? I, 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 I respond in Italian. Allora, il nostro studio è molto piccolo. Non abbiamo la possibilità di fare molta ricerca all'interno e quindi ogni progetto è una sfida quotidiana con il cliente che ha idee molto differenti da quello che noi facciamo e quindi la nostra sostenibilità è una sostenibilità di strada, non è una sostenibilità alta, no? e ci dobbiamo sporcare le mani tutto, tutto, tutti, tutti i giorni, okay? dobbiamo fare molta fatica per, per realizzare quello che abbiamo fatto. Sono piccoli tentativi eh, e per quello che riguarda l'utilizzo di questi materiali facciamo una ricerca ma la facciamo all'interno del nostro studio con le nostre possibilità. Uh, i would like to ask uh, about the structure. do you also use uh, st uh, wood structures in yeah. your buildings? Yeah. and what kind of wood is it? Uh, uh, massive wood or uh, um, work wood, wood, you know, like manufactured wood? do you want translation? Yes. Yes. Uh, uh, maybe. Mm. Mm. so, capito bene. quality. Sì, allora dipende dal progetto. Solitamente usiamo delle strutture a telaio, quindi uh, frame structure, mm -hmm. but sometime um, usa uh, legno lamellare, ok? E ci avvaliamo di realtà produttive del territorio che realizzano questo tipo di, di strutture, che utilizzano questo tipo di, di tecnologia. Okay. Okay. I think yeah, we have a question right. there in the next row. Thank you for the presentation. I will agree with Tiago. You, you made it look a bit easy. <laughs> I think many of us that are into researching new materials fail a lot. A lot of the stuff we make are, you know, pavilions, exhibitions, uh, experimental objects. But somehow you seem to be really into it. You convert clients. So I'd like to understand more. What are the implications of this? For example, didn't you have some pushback from the client saying, "Look, this is perfect, but it's actually cheaper mm -hmm. to use industrial materials." Did this happen to you? And if it did, how do you deal with this? Mi fa molto piacere questa <laughs> domanda. La <laughs> la fortuna è stata quella che dietro questi e dietro questi materiali molto semplici c'è cioè tanto lavoro, tanta passione e anche tanta bellezza per me perché i materiali naturali più sono semplici e più sono belli ok il nostro lavoro è quello di convincere il cliente e di fargli fare un percorso culturale ok e per fortuna alla fine il cliente riesce a capire che quello che ha non è cheap ma è, è molto importante, è molto ricco, ok? E quindi alla fine, dopo aver sudato moltissimo, eh, però siamo molto molto contenti perché i nostri clienti vivono in case che li fanno felici, che hanno la loro anima, ok? E questo per noi è molto importante. Grazie perché è una bellissima domanda. It's about persistency, you know. You just, mm. <laughs> you tire the client until it says yes. <laughs> <laughs> so, any more, more questions? questions here? No? Uh, online, no? Uh, let me check. No? Uh, uh, um, you use paper for isolation in the last project. Mm how -hmm. um, this work? You have studies about uh, the. How? Okay. The numbers, how this works. Allora la, la carta è un, la cellulosa, è un materiale comunque già utilizzato da molto tempo, um, quindi degli ottimi, ha degli ottimi performance di isolamento. Abbiamo studiato con un software BIM quello che poteva essere il comportamento virtuale dell'edificio. Era estremamente facile per noi reperire il materiale, non aveva un costo molto alto. E quindi abbiamo fatto quella scelta perché altri materiali in quel caso, visto che l'edificio è molto grande, avrebbero comportato una spesa molto alta. Mm -hmm. E quindi ehm, diciamo, abbiamo, abbiamo scelto di utilizzare quel materiale, che comunque è un materiale già molto utilizzato e quindi eh, ci ha dato molte garanzie. Mm -hmm. mm -hmm. okay. perfetto. Okay. So, more questions the room? No. Then I think we leave it here. We'll do uh, a small break for a yeah. coffee, quick coffee, and we will be back at 5:30. Right? Uh, yeah, I think so. Yeah, in an <laughs> uh, about an hour, so you know you can take a little bit. Uh, sorry, half an hour. So. Yeah, I think. Yeah. So. Thank you. Thank you. you.